primo romanzo, Giornamente, Fidanzati per sesso, storia di un'ossessione. Grazie Flavio Stecca per la sua ospitalità, qui con noi abbiamo Giuseppe Giulio Bertoli, sociologo, che vi parlerà di alcune nozioni della teoria dell'innamoramento e del parliamo di qualche cosa di diverso, esattamente di questo libro, che è un libro molto fluido, si legge scorrevolmente, è piacevole, nel senso che affronta non solo un tema come l'amore, no? Generalmente noi acquistiamo libri, storie d'amore che si chiudono lì, non hanno significati. E questo qua invece va oltre, cioè affronta vari temi che, se ben riflessi, ben riflettuti, anche portano a considerazioni sulla vita, sull'esistenza, sui sentimenti, sulle emozioni che ci travolgono e ci avvolgono nello stesso tempo. Di natura sociale, di natura sentimentale. Dare tu al lettore con questo, con Fidanzati per sesso, storia di un'ossessione. Voglio sottolineare anche il sottotitolo perché è molto significativo. Beh, allora ho voluto dimostrare quanto l'amore, il sentimento amoroso sia forte, in grado anche di condizionare l'ambientazione. Sì, l'ambientazione è ambientato in Veneto, in particolare nella Valpolicella, veronese, in Sicilia, dove è nato Loris. Questa storiografia legata proprio alla cultura sia veneta che siciliana e anche folcloristica, perché appunto questo militare non corrisponderà più l'amore che si aspetterà la signora Anna Paradiso, che esiste realmente, appunto, come dicevo prima, l'ho conosciuta in un soggiorno al mare e abbiamo stretto un'amicizia vera e confidenziale. I lettori dovrebbero acquistare questo. Non è una semplice storia banale, ci sono numerosi afflati poetici proprio fatti da me, e parliamo appunto di naturopatia, di reflessologia plantare, proprio le tecniche che ho preso da maestro Claudio Stecca, e anche di tante altre cose, esoterismo, perché ci sono anche i coprotagonisti, in particolare l'una che potrei essere. Luna è una ragazza 19enne che frequenta il liceo con il suo fidanzato attuale, è vittima di sogni premonitori che poi sfociano anche nell'arte, nell'erotico. Ecco questo collegamento, diciamo, erotico. Qua il problema sorge perché dare una definizione precisa di innamoramento si cade e nel sentimento, nel fatto psicologico, ma anche nel Freud è considerato il capus technicus, diciamo, il fondatore per certi versi anche della psicoanalisi. Diceva Garone che l'innamoramento nasce perché c'è una predisposizione. L'individuo si trova in uno stato in cui non ha e crede di non essere quello che vorrebbe. Si tratta di uno stato di attraverso un'emozione. L'emozione è fondamentalmente che cos'è? Una vibrazione. Quindi non solo l'essere umano, ma anche tutto quello che esiste sulla Terra è vibrazione. E più si va avanti con gli anni diventa la vibrazione. Allora, la vibrazione comprende sia l'emozione che sia la passione. La passione non comprende ancora la vibrazione neanche l'emozione, perché quello è un colore di crescita. Quindi fondamentalmente dobbiamo essere sempre innamorati.